sognando. Ma perché i ragazzi li hai visti già tutto? Oh, adorato! Avevamo saputo della tua morte. Ma chi? Chi vi ha ingannato? I figli di Oristeo. Oh, via questi lugubri nastri figli. E tu, Megara, asciuga il pianto, sono qui e ben vivo. Perché ancora tremate? Hanno sghignazzato. Cari orfanelli allegri, presto riabbraccerete vostro padre all'inferno. Per vivere felice il padre nostro estinguerà la razza degli Eracli, che ha detto. S'azzardi ad accostarsi a questa casa, lui, il pavido cugino nella giara e la sua pestifera però. Allora, benvenuto al maestro Virginio Gazzolo e a Barbara Bovoli. Maestro Virginio Gazzolo, benvenuto al Mirabilis Festival e ci presenti il suo lavoro qui, che ricordiamolo è in prima nazionale, Le fatiche di Ercole. Le fatiche di Ercole, sono faticosissime le fatiche di Ercole, intanto per noi attori, che fatiche però sopportiamo con tanto piacere. E poi povero uomo, povero Ercole, si è trovato sulle spalle una responsabilità enorme, quello di fondare la civiltà dell'uomo che si è affermata contro la civiltà di una natura che gli era contraria, che gli era nemica, una civiltà di animali che venivano visti come mostri, leoni, bisce, uccelli, che l'uomo percepiva come, perché erano in contrasto con l'uomo. Allora questo nostro Ercole, un Ercole che fa piazza pulita di tutte le, di tutti gli, ma è vero, le 12 fatiche sono in realtà 12, tranne i pomi delle spere, sono gli altri, sono tutti animali, no? Una strage di animali, e finalmente l'uomo è padrone del creato. Ovviamente questa è una lettura un pochino giocata, parziale, ironica del mito di Ercole. Comunque il mito di Ercole è molto legato all'Italia, e lo sappiamo quanto è legato anche a Bacoli, ma non solo è all'Italia a Bacoli, è pieno di città in Italia che si chiamano Eraclea, ce n'è una trentina, e ho scoperto una Eraclopoli, Bacoli richiama Ercole, e perché tutti volevano appropriarsi di questo mito, Ercole è nostro, perché essendo il più forte ogni popolo dice Ercole è dalla nostra, noi siamo i più forti, e quindi vi diamo manganellate in testa come lui dava in testa agli animali. Grazie. A proposito di Bacoli, maestro, che ne dice di questo scenario così suggestivo delle terre? Unico, irripetibile, ne abbiamo uno solo, speriamo di essere bravi e di conservarcelo, di conservarlo, non solo per i turisti, non solo, ma anche per un uso, come si sta facendo il vostro festival, per un uso culturale, perché la gente lo riviva. Speriamo veramente che non si degradi, voi fate un lavoro egregio, speriamo che anche i nostri figli e i nostri nipoti non ci portino qui il musical. Va benissimo il musical, comunque il musical è teatro, ecco, che rimanga un luogo adatto al teatro e non al multimediale, che io personalmente non amo. Certo. Sante parole del maestro Gazzolo che vanno trascritte. E invece con Barbara Bovoli, una grandissima attrice giovane ma che sta lavorando tantissimo, emergente diciamo, ma già consolidata. Allora, questo lavoro con il maestro Gazzolo, Barbara, che cosa ci racconti? Emergente grazie al fatto che rari, ma per fortuna esistono ancora dei maestri come il maestro Gazzolo che hanno voglia di stare accanto ai giovani. Io lo dico pubblicamente perché non sono una che ha tanto l'abitudine di dirlo, ma sono infinitamente grata e ne colgo l'occasione. È già la seconda esperienza che faccio con il maestro, prima abbiamo fatto gli Argonauti insieme, è bellissimo lavorare con lui, è di una generosità infinita. Quando ho letto questo copione sono rimasta così, perché ho detto: ma sei sicuro, ma davvero tutto questo lavorone solo io e te? Lui ha avuto fiducia, è stato una guida, è una buona guida, veramente bellissimo lavorare, insomma, che ancora ci sia chi si dedica ai giovani, insomma. E Barbara è stata bravissima, è bravissima, bravissima. E certo, ti ho detto, sì, tutto noi due, d'altra parte Ercole si moltiplicava in mille personaggi diversi uno dall'altro, e noi in questo seguiamo le sue grosse mastodontiche impronte. Allora, un grosso in bocca al lupo alla vostra prima nazionale. Grazie. Comoda scusa, ero fuori di me. E dove? Ma chi eri? Ebbene, anch'io, fuori di me, ora, senza più reticenze, dico. Era che la morte del creato! Un mostro più mostruoso dell'idra fetida! Quella cavalla antropofaga, degli uccelli, leoni, cervi, cinghiali, buoi, che lui massacrò, bastonate! Hai elencato i suoi meriti, mondo la terra, dai flagelli che la natura
parto di una branchia rese vivibile per la razza umana. A questo benefattore dobbiamo elevare monumenti. Battuta, bastonate! E sempre dalla giara, senza uscirne mai più. La cerva dove torna dopo! E dopo un anno! Inseguita fino al gelido fuoco, e lì, intirizzita ed esausta, le altere sue corna, le stroncai di vetro. E ancora! Gli uccellacci dalle tende d'acciaio omicidiali! E dopo due anni! Infilzate a uno dalle mie frecce avvelenate! E ancora, fatica dopo fatica! Il toro vomitante lava! Tre anni e... E risalì fra le stelle. Eternamente. A Pelice, già quella stessa notte, dicono a Tebe, apparve in sogno al cugino Euristeo, e questi al mattino fu trovato con il cranio a pezzi e il cervello spappolato. Ah, la sua testa fu poi ricomposta e portata ad Alcmena. Sì, che le cavò gli occhi.